like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Buongiorno a tutti, questo è il look di oggi. Sto quasi da 10 giorni senza voce, cioè la sentite che rauca? È un get ready with me mattutino e sì, uscirò col rossetto rosso e il trucco intenso sugli occhi. Non succede niente, non mi uccidono per strada per questo. Però ci tenevo a fare un video con le labbra rosse e ho riprodotto un look che mi avete chiesto in tantissime su Instagram, Facebook, che ho postato, come faccio sempre, il look of the day, il trucco del giorno. E solo che avevo utilizzato un altro colore di rossetto, ma più o meno la struttura del trucco è quello. E a me piace molto. Il rossetto è qualcosa di eccezionale. Vi faccio vedere in action diversi prodottini viso. Io vi lascio subito al video e vi do un grosso bacio. Buon video! Fetta biscottata integrale con una marmellata di mela fatta in casa dalla mia amica Donatella. Inizio ad applicare il siero contorno occhi X-Age di Biomiche. C'ha il suo applicatore, però io non mi trovo bene proprio con questa tipologia di applicatori. Dovrei fare le sopracciglia, però sto un po' in ritardo. Oggi non lavoro proprio vicino casa, però vado poco più tardi, ma ovviamente più tardi dovete andare, più tardi fate, perché è così, raga, così è. Applico questa crema che mi sta piacendo tantissimo della Elemis, la Hydra Balance Day Cream, che è una crema senza siliconi, senza conservanti e così via. Mi piace molto perché anche questa, così come il tonico di cui già vi ho parlato, sa di lavanda ed è molto asciutta e leggera, mi piace tanto. Allora, adesso stavo per riapplicare il mio solito fondotinta della Liquid Flora, ma lo accantono perché mi sono fatta dare da Sephora un campioncino del Marc Jacobs, il numero è Light, Remarkable, quello là molto comprente, perché ho visto, diciamo, molte recensioni positive. Se riesco ad aprire dopo aver messo la crema, ovviamente non ci riesco. Spero di aver azzeccato a scegliere il colore, perché se mi trovo bene lo voglio comprare. Io raramente chiedo i campioncini, devo dire la verità, perché mi dà un po' fastidio, devo dire la verità. Non ne metto tanto perché non so la coprenza, so che è molto coprente, quindi. E lo stendo con questo pennello qui. Allora, l'ho chiesto perché me ne avete parlato anche voi molto bene sotto a un video, quello dei fondotinta importanti. Ok, il colore dovrebbe essere quello. Vedete, si perde nel collo. Me ne avete parlato molto bene voi, sono andata su internet. Io so il correttore di questa linea, però è un po' pastoso. Per il contorno occhio non mi trovo bene. Ve ne ho già parlato anche nel video dei correttori per il contorno occhio. Qua ci vorrebbe una spugnetta per omogenizzarlo. È molto, cioè è un tono più chiaro del mio colore, mi sa. Prima di tutto correggo anche le occhiaie ed utilizzo il cancelletà di Maybelline nella colorazione nude e do un pizzico in Light Warm di Urban Decay, il Naked Skin, per dare più luce qui e qui. Sfumo il tutto. Poi faccio il contouring con la Contour Mania di Neve Cosmetics, uno con le dita. Allora, mettendo questo matitone nei contorni della fronte, un po' siamo andati un po' a riscaldare,
il fondotinta. Utilizzo la cipria della Peter Hack, che è una nuova azienda bio che ho conosciuto da poco. Per, diciamo, la formulazione se ne sta occupando Miss Creamy Creamy, Daniela, che saluto. E devo dire che molti dei loro prodotti mi stanno piacendo molto. Sto notando che in alcune zone il fondotinta mi sta facendo crepa, il che non mi piace. Poi vado sempre con la terra della Peter Hack, la numero 44, senza luce. È una terra media molto chiara, da sola diciamo che fa un po' poco, però per scaldare l'incarnato così come abbiamo detto prima, quello che dobbiamo fare, visto che il fondotinta è un po' chiaretto, vado a ricalcare le ombre del contouring fatto prima in crema. Poi la vado a passare sempre sui contorni in maniera molto leggera. Come farda applico questo bellissimo fard, il più scuro della collezione Gold Dust di Nabla, che si chiama Satellite of Love, che amo perché mi dura fino a sera. Ovviamente ne metto un po' in più. Voi sapete che io lavoro fuori casa e so tutta la giornata per strada e quindi ho bisogno di una base un po' più resistente e quindi un po' più calcata al mattino. Come illuminante applico Luna, che è questo ombretto sempre della collezione Gold Dust di Nabla. Ne metto poco perché è veramente, siccome è un ombretto molto pigmentato, è bellissimo come anche illuminante. Applico come base trucco Entropy, che è l'ombretto in crema di Nabla di una collezione ultima. Lo utilizzo molto come primer e quando magari non so che trucco fare, quindi lo utilizzo come base. È bello anche da solo, però. Ieri ho fatto un trucco che ho postato sui social, che vi è piaciuto talmente tanto che, ad esempio, su Instagram difficilmente raggiungo i 400 like. E invece con quel look mi è piaciuto tantissimo. Quindi ho pensato non di riprodurlo proprio uguale, perché io non faccio le cose proprio uguali, mi stancano e non mi vanno. Vado sempre con Luna a illuminare il dotto lacrimale. Questo sta diventando il mio ombretto illuminante preferito. Poi vado con questo ombretto oro pazzesco sempre di Peter Hack, che è il numero 47S. Fa molto Natale questo. E lo vado a pressare, applicare con le dita. Così aderisce bene anche all'ombretto in crema. Poi vado con quest'altro che è un marrone ed è il numero 82 ed inizio a lavorare nella piega. Anche questa volta me lo porto fino alla parte interna. Mi aiuto con un pennello pulito a sfumatura per diffondere il colore e ricordatevi che per avere una buona sfumatura dovete utilizzare due pennelli, quindi con uno applicate e con l'altro pulito sfumate. Non vi preoccupate di come finisce qui perché tanto andiamo a pulire. Poi prendo questo rosa che è il numero 39 e lo applico leggermente qui. Mi fermo così e vado nella parte inferiore con questa matita ruggine che è bellissima di Kiko, che è la numero 4. È una matita da precisione, quindi riesco ad andare vicino alle ciglia. Così me la sfumo con l'altra parte della matita. Sotto la rima inferiore applico Ludwig, che è sempre della collezione Gold Dust di Nabla. È questo ruggine bellissimo, uguale alla matita. Sfumo il tutto con un pennello da precisione da sfumatura che è il 221 di MAC. Ok, adesso vado con la stessa linea, quelle delle automatiche di Kiko, che è la numero 16, e vado praticamente sulla rima cigliare. Ho congiunto le due parti, ma poi che faccio? Me la allungo come se fosse un eyeliner. Alla fine ho un eyeliner sfumato. Ripulisco quello che non mi piace. E vado con il nero dalla palette Naked Basics della Urban Decay solo nella piega perché mi piace definirla un po' di più.
Sto testando questo mascara della MAC che è waterproof perché, a dire la verità, io non amo i mascara waterproof, hanno sempre delle formulazioni che non mi piacciono e quindi molto spesso me lo creo io waterproof, cioè applico un gel trasparente che rende i mascara waterproof della Catrice, che è veramente ottimo. Però sono sempre alla ricerca di un mascara waterproof. Anzi, se ne conoscete uno, stavo dimenticando, la matita burro all'interno. Importantissima, ho usato la Light. Quando usate un ombretto rossiccio nella parte inferiore o superiore, sembra che avete il sangue nell'occhio, quindi va messa. Effettivamente non ce l'ho perché mi sono ficcata nell'occhio, mi sono stroppiata infatti. La truccatrice di MAC mi ha consigliato benissimo, brava, brava. E adesso vado a ridefinire le sopracciglia utilizzando la Broad Vine di Nabla in Mercury. Vi ripeto, dovrei depilarle. Ok, a questo punto sistemo i capelli, quindi li aggiusto, mi vesto e ritorno con il rossetto. Ho messo questi bellissimi orecchini che vanno sul rosso perché metterò il rossetto rosso. Sì, è giorno, metterò il rossetto rosso. Sono bellissimi, questi sono fatti a mano e questa è una cialda del Nescafè, cioè pazzesca, vero? Allora, sulle labbra voglio farvi vedere in action prima la matita 02 di un duo di Kiko per Natale, che è molto bello. Però voglio mettere un rossetto che è molto resistente, che è Moulin Rouge di Nabla, che è un rosso scuro, però non è totalmente matto. Cioè, è bellissimo. È come se anche questo avesse un po' di ruggine dentro. Aggiusto un po' la forma. E niente, questo è il look finito. Che ve ne pare? Vi piace? La struttura del trucco è praticamente identica alla foto che vi ho detto che ho postato pochi giorni fa su Instagram. Quindi cambiano un po' i colori, ma più o meno è quello. E sulle labbra adesso ho indossato questo rosso perché fondamentalmente non ho ancora fatto un look per Natale con rossetto rosso classico. E siccome non mi piacciono i rossi classici, ho utilizzato questo qua che è un po' più scuro. Cioè, mi piace tanto. Io spero che il look vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commentino qui sotto, vi do un grosso bacio e ci vediamo. Non so se domani, perché non so se caricherò questo video proprio il 24 di novembre, o non so, vabbè, ci vediamo. Ciao, novembre.